c'era una volta un leone che era ormai diventato vecchio e non era più in grado di procurarsi il cibo con la forza. Fingendo così di essere malato, avvisò tutti gli animali che si sarebbe ritirato in una caverna e, sdraiatosi all'interno, aspettò che gli animali venissero ad uno a trovarlo in segno di rispetto. Il primo fu il lupo, poi a seguire la pecora, il cervo, eccetera. Una volta dentro, il leone li afferrava e li gustava con calma, tanto nessuno poteva vedere. E la volpe esclamò: «Sarei entrata senza problemi, se non avessi visto le orme di molti animali che sono entrati e nessuna, invece, di chi è uscito fuori». E sghignazzando se ne andò. Benvenuto a tutti in questa nuova playlist dedicata all'opera e agli studi di Albert Bandura per la terza legge del comportamento. Avete visto, abbiamo cominciato con una favoletta. Ebbene, Pavlov ha studiato il modo in cui le nostre reazioni sensoriali e viscerali apprendono per associazione diretta, passiva. Skinner ha studiato il modo in cui gli organismi apprendono per esperienza diretta, operando nell'ambiente e incrementando i comportamenti seguiti da rinforzo ed estinguendo quelli seguiti da penalità. Albert Bandura si è posto su questa scia molto di recente. Era un medico psichiatra di origine canadese naturalizzato americano che ha svolto il grosso della sua attività a partire dal 1952, quasi tutti gli anni 90, ed è stato un lavoratore infaticabile. Perché la favoletta del lupo e della volpe? Perché Bandura ha esteso la legge di Skinner all'apprendimento non più diretto, ma per osservazione, notando gli altri. In altre parole, Bandura ha affermato che gli esseri umani tendono ad osservare il comportamento altrui, ad apprenderlo incamerando in memoria e a trattenere i modelli che notano seguiti da rinforzo e ad estinguere i modelli che notano seguire da penalità. Ecco perché la favoletta. La volpe ha appreso osservando che il comportamento di entrata nella tana del leone era seguito da penalità. Già parlando di Skinner, abbiamo visto come contributi successivi abbiano valorizzato ed esteso la legge di Skinner, arricchendola di elementi cognitivi. Ebbene, Bandura è stato forse il primo ad esprimere chiaramente un modello basato sul rinforzo che chiamasse in causa la mente, cioè che studiasse non solo ciò che avviene prima del comportamento e le conseguenze e la dinamica del comportamento stesso, osservabile, ma che studiasse anche i meccanismi mentali interposti tra stimolo e risposta, cioè cosa fa la mente nel processo dell'apprendimento. Ebbene, Bandura ha evidenziato uno dei processi mentali che la mente mette in atto per apprendere, il modeling. Cos'è il modeling? È appunto osservare il comportamento degli altri, trarne dei modelli che incameriamo nella mente e poi imitare a nostro modo o pedissequamente quei modelli nel momento in cui li abbiamo notati seguiti da rinforzo. Questo ha aperto un capitolo immenso, il capitolo dell'influenza sociale e del modo in cui il network sociale agisce sull'individuo affiancando i processi endogeni della mente. Quindi Bandura ci ha spinto all'analisi, allo studio di tutti quei fattori sociali che influiscono sul nostro comportamento. Pensate, una cosa immensa. È stato il precursore dello studio della mediatica, della comunicazione mediante stampa e, se vogliamo, ha anticipato, pur senza che i social esistessero, l'interesse per i social come fattori di influenza sociale. Pensiamo agli influencer di oggi.
Naturalmente l'opera di Bandura apre l'interesse a ogni forma di influenza sociale attraverso l'incameramento di modelli, dalle società più ristrette come la famiglia, alle società più allargate come il mondo intero che influisce sull'individuo attraverso i media. Quindi abbiamo veramente gli strumenti scientifici da Bandura in poi per analizzare approfonditamente l'individuo non più come singolo, cioè come elemento determinante alle sue reazioni, elemento che riceve stimoli e dà risposte, ma come membro di una comunità ristretta o allargata e come portatore delle influenze comunitarie che entrano, come vedremo in seguito, nel sé dell'individuo. Vedremo altri 5 video su Bandura dopo questo. Nel prossimo approfondiremo il modeling, cioè proprio l'influenza sociale, lo studio dell'influenza sociale da cui ha preso le mosse Albert Bandura. Nel terzo video analizzeremo la teoria cognitivo-sociale, cioè il modello di personalità che da queste mosse iniziali ha preso il via. Bandura non si è limitato allo studio dell'influenza sociale, ma ha costruito insieme ad altri collaboratori un modello coerente di personalità che analizzeremo. Nel quarto video vedremo le implicazioni educative del modello di Bandura, cioè cosa Bandura ci ispira per diventare educatori migliori. Nel quinto video vedremo le implicazioni mediatiche, come Bandura ha influito sullo studio della comunicazione pubblicitaria e mediatica in genere. Nel sesto video vedremo come Bandura influisce sulla terapia cognitivo-comportamentale e tireremo alcune conclusioni. Bene, io vi ringrazio in anticipo se vorrete seguirmi in questa nuova avventura e vi auguro veramente buon ascolto e soprattutto che sia un ascolto proficuo e che ci apra un po' la mente attraverso lo studio di questa materia, la psicologia, che è relativamente giovane, ma che contribuisce a migliorare, se presa correttamente, la nostra visione.